Lo scenario che si apre per chi, come Italia Nostra e Comitato No Crescent, si era battuto contro la realizzazione dell'opera dopo la seconda sentenza emessa lo scorso mese d'aprile dal Tribunale di Salerno, che sostiene in sintesi che il torrente Fusandolo non poteva né essere coperto né deviato, prevede per chi si è battuto contro la realizzazione del manufatto il risarcimento, l'abbattimento. Abbiamo anche un'altra ipotesi, che è quella che stiamo sostenendo in sede di Corte di Appello Penale, ovvero la confisca, affinché quell'edificio, che comunque non poteva essere realizzato in quell'area vincolata e soprattutto non poteva essere realizzato strumentalmente deviando il torrente Fusandola, abbiamo l'ipotesi della confisca, oltre che del doveroso ripristino, che a questo punto è in capo alle autorità sia statali, il Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, e in capo alle autorità comunali e anche in capo alla Protezione Civile, al prefetto. Quindi ci sono una serie di sviluppi che dovremo articolare. La palla ora passa al Ministero per la Transizione Ecologica e ad altre istituzioni. Ora cosa accadrà? Dovrebbe per logica trovare questa sentenza, diciamo, il suo spazio anche all'interno del processo d'appello che è in corso e che sta per essere concluso rispetto alla prima sentenza del penale. Quello che per intenderci mandò quasi tutti assolti. La precisione di questa sentenza, che chiarisce la totale illegittimità dello spostamento, della deviazione del torrente, rimette totalmente in discussione ogni ipotesi di legittimità dell'edificazione fatta.